Innanzitutto, a te perché piace Storaro? Storaro è un mito della cinematografia, è un mito anche perché è riuscito dall'Italia a imporsi nell'industria americana che ha degli standard altissimi e riuscire a trovare questa credibilità in un contesto internazionale. Non tutti i direttori della fotografia ci sono riusciti e lui non solo si è imposto, ma è diventato proprio un maestro. E a che età l'hai scoperto? Da adolescente penso, perché a casa mio padre è un regista di documentari e ci ha sempre riempito di film fin da quando eravamo bambini, e Apocalypse Now è stato uno dei miei film. Forse troppo presto per vederlo perché non capisci certe cose, però ha segnato, diciamo, la mia crescita di gusto, diciamo, Sì, riguardo al sì, sì. cinema. E io non ho ben chiara, invece, una domanda che volevo farti, la differenza tra fare il regista piuttosto che il direttore di fotografia. C'è una netta C'è diversità o... decisamente una netta diversità. Il Ok. direttore della fotografia è il capo del dipartimento, si chiama Camera Department in inglese, gestisce la camera e tutti i suoi aspetti e è comunque subordinato al regista, che ha una decisione totale su tutto quello che riguarda il film. Quindi deve comunque rispondere al volere del regista, pur mantenendo un'indipendenza per certe scelte legate alla macchina da presa. È un lavoro di simbiosi, cioè, per dire, Storaro e i registi con cui collaborava studiavano insieme il film, studiano insieme il film e collaborano, e ognuno mette il proprio background di conoscenza per svilupparlo, diciamo. E un grande direttore della fotografia come Storaro riesce a avvicinarsi molto al regista e fornisce un forte elemento creativo per creare il Certo. film, e si percepisce molto nei film che ha fatto. Il discorso che lui affronta il suo lavoro non solo dal punto di vista tecnico, ma con un elemento di creatività enorme che prende spunto dalle altre arti anche, quindi fa ricerca legata alla pittura, alla musica, alla scultura, per trovare ispirazione, spunti per approfondire il suo studio riguardo al film che sta per realizzare. In Apocalypse Now, prima di iniziare il film, una delle influenze visive che ha avuto è stato un libro riguardante Tarzan, con questi disegni che hanno influenzato appunto la sua scelta cromatica di certe scene, no? E è interessante vedere come magari un libro che potrebbe essere. Cioè, a loro livello sembra quasi che un libro di Tarzan non dovrebbe influenzarli, invece è bello lasciarsi permeare, vedere come si lascia permeare da vari input esterni, no? Deve essere quindi più originale rispetto È più a... originale, sì. E poi anche questa cosa qua che non è che fa film a raffica per rimanere sulla cresta dell'onda, ma ha fatto un film, fa delle pause in cui scopre nuove cose, approfondisce e studia prima del prossimo film, che è una roba che non fanno tutti, che lo differenzia appunto dalla media, no? E poi tipo anche i suoi film comunque hanno degli effetti luce diversi magari Sì, cioè lo rispetto. vedi nel risultato tecnico, lo studio della luce, lo studio dell'ombra in relazione alla luce, lo studio dei colori è approfonditissimo, cioè il rapporto tra i colori, anche l'art department, diciamo. Il set, i colori usati sul set, il colore dei vestiti, ha tutto un significato, non è per nulla. Cioè, non che gli altri non lo facciano, ma lui lo fa su un altro livello, Quindi diciamo. anche poi la scelta del paesaggio, Sì, cioè del tutto un, paesaggio, quindi un delle suo luci, perché. l'ora del giorno, tutto quanto proprio. E anche lo studio assieme agli attori, coinvolgendoli su come sarà la luce nei loro riguardi, tipo che saranno col viso in ombra in certi momenti per risaltare il loro cambiamento del carattere durante il film, cioè sono molto molto dettagliato. Invece tu ti occupi di... Ho una casa di produzione che è specializzata in documentari e pubblicità legato allo sport a Los Angeles, e lavoro quindi come filmmaker, nel senso che affronto più aspetti oltre a quello della direzione della fotografia. Spesso devo fare anche da regista dei miei lavori, ma anche ogni tanto, per dire, nella pubblicità faccio solo direttore della fotografia. Ok, e la tua scelta di essersi trasferito in America piuttosto che lavorare qui in Italia? Perché?
perché la comunque è dettata, dalla crescita che ti permette quell'ambiente, perché senza togliere niente all'Italia, negli Stati Uniti c'è un approccio al cinema che è molto più professionale, molto più approfondito in ogni suo compartimento, diciamo, e lavorare là ti permette di assorbire questa professionalità e questa attenzione al dettaglio che spesso in Italia, soprattutto per carenza di fondi, non si riesce a ottenere, purtroppo. Cioè, non che le persone che lavorano in Italia non siano in grado di farlo, ma il budget a disposizione ti obbligano a una fretta che ti fa essere ogni tanto superficiale. Certo.